signori, questa è la fisarmonica, la nostra Lucia! Sono spogliato tutto. Colpa tua. Ma spogliato tutto. Roberto, hai visto? Attenzione, vorrei un attimo. Visto che anche fare la presentazione della nostra serata abbiamo delle cose, scusateci. Delle piccole sorprese. Esatto, delle piccole sorprese che durano pochissimo, però le dobbiamo fare. Allora, ci sentiamo veramente con il cuore di farle. Allora, innanzitutto volevo comunque ringraziare tutti voi, ma tutti, in particolare proprio tutti. Poi, grazie anche a me. A te te lo dirò dopo, alla fine. In più volevo fare un ringraziamento particolare a un amico. Un amico che in questo momento sta facendo un video, puoi anche spingere un attimo questo. Un ragazzo meraviglioso. Questo veramente attenzino. Ragazzi, vorrei un grande applauso. Allora, perché ci ha dato una grande mano da 20 giorni a questa parte. Sta pubblicando giorno e notte. Stavamo pianificando la serata con Bigi. In sì. 7 minuti ha creato la locandina da zero. E questo ragazzo qui. Qua, vieni proprio su, vieni veramente su, ragazzi, un grande applauso. Se ne trovano pochi. E allora però insieme a lui io voglio anche Raffaella. Dove sei? Vieni qua. Perché è giusto che sali con noi, perché io ho fatto questo percorso musicale. Diciamo che sono cresciuta. Oddio. C'era lo scalino, ma la mamma è giovane e bella, eccola. Diciamo che ho iniziato questo percorso e lui mi ha visto crescere giorno per giorno. È cresciuta poco. Crescere giorno per giorno a livello musicale, professionale. Hai perso anche qualche giorno. Stai in silenzio, per favore, sto facendo prima la seria. Allora, innanzitutto io volevo ringraziare. Ecco, volevo ringraziare lei, Raffaella, per la tua semplicità e per aver sempre creduto in me, perché sono anni che ci conosciamo e sono anni che mi fai emozionare ogni volta che sei lì sotto. Quindi un grazie particolare da me e da tutta l'orchestra per un lungo cammino, speriamo un lungo cammino. Questo è un omaggio che diamo a
a te da parte di tutta l'orchestra. Valerio, devo fare Valerio una premiazione per te, perché noi abbiamo pensato che tu sei l'amico di tutti e, come si dice, l'amico di nessuno. Lui va in giro, fa foto, video, qui, là, a destra e manca, però nessuno dice grazie. Nessuno dà quella lode importante che secondo me devi avere, perché l'amicizia si dimostra in piccoli gesti. E tu in tutti questi anni hai dimostrato di far parte di tante famiglie, ma soprattutto sulla nostra, perché tu da oggi, se vorrai, sarai il nostro presidente del fan club. Questo è per te. Non è se vuole, oramai. Devi decidere lui, giustamente. È ufficiale. Io per tu faccio questa proposta. Presidente del fan club Loris Music Band, sei disposto a mantenere questo fatto con noi, oppure ci vuoi spammare subito? Vuoi... paghi anche la rata del mutuo, ti prendi anche quello l'impegno? Oh. Sì, lo voglio. Non devi sposare nessuno, perché per carità, non lo fare. Però noi siamo fieri di averti con noi. Senti. Tutto. Grazie, te lo diciamo veramente con il cuore, soprattutto io. Soprattutto io. Soprattutto noi. Sì, tutti, ma soprattutto io. Quindi grazie per la vostra presenza. Grazie Vani. E allora, non è finita qui, perché adesso c'è, voglio invece altre due persone qui sopra il palco, perché c'è una piccola sorpresa. Giuseppina e Mario, dove sono? Allora, Giuseppina e Mario, dove siete? Vi vogliamo un attimo qui sopra il palco? No, sotto. No, sotto, va bene, uguale. Venite pure. Sandra, accompagnali te, dai. Allora. Mio padre e mia madre. Sì, sono proprio loro. Eccoli, vogliamo loro l'applauso. Che mi hanno dato tutto, senza riserve. Non so che stai combinando. Allora, voi dovete sapere una cosa. Mi fa paura. Adesso sei in silenzio un attimo, perché come sempre devo parlare io. Dovete sapere una cosa, perché non la sapete, quindi ve la dico io. Vostro figlio, oltre che bravo, simpatico, bello l'ha aggiunto lui. Vabbè, ci sta sempre bene, no? No, bello! Sì, bello, adesso. Oh, sono mosci però. Aspetta, fai il serio per favore. Dovete sapere, hai rovinato un pezzo del mio bouquet, per favore, vai via. Dovete sapere che lui ha una bellissima voce e questa voce è stata premiata in Germania. Lui, Loris, al primo posto è arrivato con questa. Ero da solo. Con forse, questa targa qui. Forse in due. Con questa qua. Primo classificato, Filippucci Loris. Per questo bellissimo brano, Romanzo dell'anima, che la dedica proprio a voi due. Perché il sogno di questa bella targa è tutto per te. E soprattutto per loro. Lo voglio condividere con loro, con papà, mia mamma, eccolo, mia moglie, qua. Il mio angioletto, ma la voglio condividere con tutti voi. Un brano meraviglioso, anche ascoltatelo, non aggiungo altro. Eccolo qua, primo classificato. Grazie, grazie Germania. Ragazzi. Romanzo dell'anima, Loris per voi. Sembrava fosse tutto scritto già, ma non è rimasto niente. Dicevo vinto la felicità, e
e non ho vinto niente. Lottare con gli inverni dentro me è sempre un tormento. Vorrei che fosse il vento a portarmi lì da te. Vorrei averti qui accanto a me per guardare quei tramonti e poi guardarci dentro il mare che è lo specchio dei ricordi. È sciocco dire io cancello te indossando un'altra vita e pensar che sia finita, non l'accetto, sai perché. Pagine di te, ma mi mancano le parole. Ho scritto un romanzo dentro me che ho riletto mille volte. È strano, ma io sono ancora qui a guardare quei tramonti e rivivere i momenti che non torneranno più. Grazie ragazzi, grazie. Oh. Cominciamo con le danze. Aspetta, vai. Aspetta.